Stiamo procedendo secondo il programma e secondo il cronoprogramma. Abbiamo creato una bella squadra operativa con il mio subcommissario, il direttore dell'ANAS, ingegnere Ceria. Abbiamo già predisposto tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Mancano altre due tappe. L'obiettivo è definire il progetto esecutivo entro il 31 dicembre, passare alla pubblicazione del bando di gara in modo che entro il mese di giugno-luglio si possa conoscere la identità delle quattro imprese che dovranno lavorare nei quattro lotti di questa superstrada, autostrada, noi la chiamiamo, che si svilupperà per 69 chilometri. È un impegno notevole, 995 milioni di euro, in parte affrontati dalla Regione, in parte affrontati dallo Stato, ed è importante realizzare un sogno che si insegue da 40 anni. Non sembrano esserci intoppi. Gli intoppi sono sempre dietro l'angolo, non è facile poter immaginare se tutto sarà liscio. Finora è andata bene, dobbiamo augurarci, incrociando le dita, che tutto possa continuare così.